centinaia di lambrette escono ogni giorno brate alla periferia di Milano. Questo autocarro, che fa parte della schiera di automezzi appositamente attrezzati, porterà a nuovi impazienti motoscooteristi il veicolo che tanta fortuna ha avuto nel dopoguerra per le sue doti pratiche, meccaniche ed economiche. Lambretta ha infatti imposto un nuovo ritmo all'attività individuale ed ha procurato insperate possibilità di svago e di elevazione a tanti che erano vincolati a mezzi di trasporto collettivi o troppo lenti. Questo prodotto meccanico, dalle prestazioni sicure e dal funzionamento semplice, che nello stesso tempo garantisce un basso costo di esercizio, riscuote ormai la fiducia del pubblico e si è aperto la strada in tutti i mercati del mondo. Lambretta è diventata l'amica su cui possono fare sicuro affidamento i professionisti, che fino a ieri ancora non potevano possedere un mezzo di trasporto indipendente. Costituisce uno strumento di lavoro ormai indispensabile per molti uomini d'affari e la gioia delle ragazze moderne, ma anche delle massaie affaccendate. E nei giorni festivi il motoscooter porta lontano da casa, verso mete nuove, in un ambiente sano e sportivo, la gente che non conosceva ancora il turismo appassionante e la soddisfazione di scoprire sempre qualche cosa di nuovo. Lambretta, che in pochi anni si è conquistata già tanta rinomanza, trae però le sue origini da un grande complesso produttivo, il cui prestigio deriva da importanti realizzazioni meccaniche e che si è sviluppato su un'area di oltre 1,5 milioni di metri quadrati. L'attrezzatura moderna e imponente del grande stabilimento meccanico della Innocenti permette la produzione di impianti completi di laminazione, mezzi di lavoro ad alta produttività e precisione, a comandi centralizzati, assicurano l'eccellenza del prodotto. Parecchie centinaia di tonnellate di macchinario finito escono di qui ogni mese e la produzione si estende a tutto il grosso macchinario richiesto dall'industria siderurgica. Ad un certo momento le creature superano chi le ha create. Ai giganti escono altri giganti e la nuova macchina, che esplicherà altrove le sue formidabili capacità produttive, prende una consistenza monumentale. In Europa e in America il nome Innocenti andrà accompagnato a questi ciclopici personaggi della siderurgia, capaci di dare vita a realizzazioni che interessano ogni settore costruttivo. Suona il segnale di mezzogiorno. L'ora di riposo per la colazione è veramente una pausa serena, in un ambiente confortevole, razionale e luminoso. I servizi, adeguati alla massa lavoratrice secondo concetti progrediti, consentono la distribuzione di un abbondante pasto caldo a tutti i dipendenti. Abbiamo così succintamente ambientata la fabbricazione del motoscooter Lambretta, per cui erano stati predisposti impianti adeguati ad una produzione in grande. Il racconto della fabbricazione del motoscooter Lambretta inizia con l'arrivo delle materie prime allo stabilimento e continua come indispensabile, oculata premessa, in un grande magazzino generale che ordina sia il materiale di consumo sia quello che concorre propriamente alla produzione. Una parte importante è riservata ai tubi, che sono controllati e suddivisi a seconda delle dimensioni. Seguiamo la rapida trasformazione di questa selva metallica che entra subito nel ciclo di lavorazione. Dal tubo e dal tondo si ricavano spezzoni che passeranno poi alle macchine utensili. I diversi trattamenti termici traggono dai tondini i grezzi per gli ingranaggi conici e cilindrici, mentre in altro reparto di fonderia la ghisa fusa assume la sagoma del cilindro motore. Una macchina di presofusione appronta per la lavorazione meccanica altri pezzi e quelli in leghe leggere seguono intanto il loro cammino dalla fusione ai forni di trattamento e quindi alla vasca. Si
si accumula così il materiale in attesa della tradotta che lo suddividerà negli scomparti del magazzino Grezzi. La lavorazione dei tubi viene invece esaurita in appositi reparti che compongono lo scheletro completo della lambretta. Ad opera di questa piegatrice, l'inflessibile atteggiamento del tubo subisce il primo persuasivo adattamento. I diversi pezzi vengono poi saldati con scrupolosa precisione attraverso una linea a cui si susseguono le saldatrici ad arco elettrico e ad arco a idrogeno atomico. Il telaio ora è pronto, ancora un accurato esame finale, e quindi viene caricato nella tradotta, rapido ed ingordo convogliatore che agisce sotto l'impulso degli impegni quotidiani di produzione. Il trattamento di brasatura riservato alla porcella assicura con la fusione di anelli di materiale saldante a base d'argento l'unione tenacissima delle varie parti. Ecco la forcella entrare nel forno continuo a resistenza elettrica e all'atmosfera controllata, tenuta d'occhio rigorosamente dagli apparecchi elettronici. Il lento cammino di questo procedimento garantisce però una forcella pronta al minuto e soprattutto permette di contare su un'assoluta sicurezza. Ancora più rapida avviene la trasformazione delle lamiere dopo il taglio, lo stampaggio e la finitura. Fiancate di motoscooter carenati, pedane, pezzi minori ricavati dai ritagli, si accumulano velocemente. Intanto altri reparti riforniscono la rete delle tradotte che porta continuamente al magazzino dei grezzi e dei semilavorati il suo carico. Qui i pezzi vengono ordinati prima di riprendere il loro viaggio attraverso la linea di lavorazione. La sfilata delle tradotte si susegue per tutto il giorno. Il processo di produzione in grande serie, da cui usciranno i pezzi finiti, si modella a prototipi creati da macchine di altissima precisione. Prima di addentrarci nelle linee di lavorazione, osserviamo lo scrupoloso lavoro dei meccanismi che compiono le più delicate operazioni funzionando in camere a temperatura costante. Questa immensa distesa di macchine, che ci appare ora fitta e massiccia per una profondità di alcune centinaia di metri, è invece suddivisa in una successione di linee di lavorazione le quali, attingendo ai magazzini dei semilavorati ciascuna un pezzo, lo consegnano finito per il montaggio al controllo finale. Seguiamo alcune di queste linee scegliendo naturalmente le più importanti. Veloci macchine automatiche e semiautomatiche creano in una successione ritmica le caratteristiche più affinate degli ingranaggi. Particolare attenzione merita questa dentatrice planetaria che col tamburo centrale in movimento oscillatorio entra sempre più in profondità nel corpo della pastiglia di acciaio. In 30 secondi la dentatura del pezzo è completa. Gemella a questa in attualità meccanica è un'altra macchina dal movimento composto e apparentemente complesso che vediamo lavorare a sua volta gli ingranaggi conici. Dopo poche altre operazioni, i pezzi giungono alla rettifica, operata da questa macchina pure modernissima, e quindi al controllo. Il cilindro che abbiamo lasciato alla fusione viene rifinito in una delle linee destinate ai materiali ferrosi.
Un controllo idropneumatico è garante delle responsabilità che quest'organo vitale del motore dovrà assumere. Accanto a questa linea si distende quella dell'albero motore, che vediamo sottoposto alla rettifica finale dopo la composizione dei vari pezzi. Questa rettificatrice senza centri, dal canto suo, provvede alla finitura degli anelli distanziatori,